spesso non si è creato il contesto perché queste persone potessero raccontare, perché ci fosse qualcuno che li volesse ascoltare. Se noi guardiamo il castello di Barletta, questo splendido castello, ci dobbiamo chiedere se tutti, anche nella sola Barletta, conoscano quella che è la storia della resistenza militare a Barletta. In questo castello c'era il comando del presidio militare di Barletta. Il comandante del presidio era il colonnello Francesco Grasso, mio nonno. Quando lui arrivò a Barletta nel 1938, era stato lì destinato, era un ufficiale già anziano, era stato lì destinato per un lavoro di ufficio ed era il comandante del distretto militare. Noi sappiamo quello che successe dopo il 25 luglio del 1943, la caduta del fascismo. Molti immaginavano che la guerra si avviava alla conclusione, però poi ci siamo trovati con il governo comandato da Pietro Badoglio, che nei fatti non cambiò molto quello che era il rapporto fra il potere e la popolazione, e le donne, gli uomini. Si arrivò così all'8 settembre del 1943. L'8 settembre viene annunciato, viene proclamato l'armistizio con gli anglo-americani e segue un periodo di grande sbandamento, di grandi incertezze. E mettiamoci un attimo nei panni di chi ha vissuto quelle giornate. I militari, in particolare gli ufficiali, erano stati educati a obbedire. Improvvisamente si trovarono a dover prendere delle decisioni che potevano segnare il destino proprio o il destino delle altre persone. Francesco Grasso, il colonnello Grasso, nel frattempo era stato nominato anche comandante del presidio militare. L'8 settembre, all'annuncio dell'armistizio con gli anglo-americani, era perfettamente consapevole che la guerra non sarebbe finita. Il 9 settembre viene comunicato che le truppe, che i tedeschi vanno considerati come nemici e quindi che gli ufficiali dei reparti periferici dovevano agire di conseguenza. L'11 settembre Barletta viene attaccata dai tedeschi. Inaspettatamente, perché gli stessi comandi nazisti non si aspettavano una reazione da parte dell'esercito, erano perfettamente consapevoli che per loro sarebbe stata quasi una passeggiata a occupare l'Italia, eppure trovarono in alcune situazioni resistenza. A Barletta, nella battaglia dell'11 settembre, i soldati italiani, pur male armati, riuscirono a respingere i tedeschi. Nella notte fra l'11 e il 12 settembre i tedeschi riuscirono ad avere rinforzi, arrivarono 2000 paracadutisti comandati dal maggiore Walter Gericke, mentre la richiesta di aiuti da parte degli italiani non ebbe nessuna risposta, se non un burocratico fonogramma di inviare una dettagliata relazione scritta. La mattina del 12 settembre i tedeschi in forze attaccarono Barletta e superarono le residue resistenze italiane e occuparono la città. Ecco le scelte delle persone. Il colonnello Grasso capì immediatamente che qualunque tentativo di resistenza non avrebbe prodotto altro che ulteriori danni alla città e ulteriori vittime anche fra la popolazione civile. Per cui ordinò la resa. I tedeschi lo aggredirono, fu malmenato, caricato su un'autovettura e portato via da Barletta. Cominciava così il suo calvario
nei campi di concentramento tedeschi, che si concluderà soltanto dopo 22 mesi. Rientrò a casa il 3 luglio del 1945. I luoghi della memoria. Questo forse è il luogo della memoria più caro ai barlettani, anche se non tutti i barlettani conoscono esattamente la storia di ciò che avvenne in questo luogo. E se dobbiamo essere ancora più precisi e vogliamo fare un'altra considerazione, questo luogo è degnamente valorizzato, potrebbe essere meglio conservato, potrebbe essere meglio tutelato, perché rimanga lì a ricordare a tutti, anche alle future generazioni, quali sono stati gli orrori della guerra. Questo è un luogo simbolo di quanto possa diventare spietato un uomo durante la guerra. Questo è il muro dove furono allineati 11 vigili urbani e 2 netturbini. E questa è stata una delle prime stragi commesse dai nazisti in Italia. Anche per questo andrebbe ricordato. Dagli archivi tedeschi sono venute fuori 2 fotografie che parlano da sole e sono loro stesse un monumento all'orrore della guerra. Ci sono dei soldati tedeschi nella prima fotografia che guardano questi padri, questi uomini, padri di famiglia, assolutamente innocenti, increduli di ciò che stava, per ciò che stava loro avvenendo. La seconda immagine vede un mucchio di cadaveri. Fra queste innocenti vittime della violenza nazista si salvò soltanto uno dei vigili urbani, Francesco Paolo Falconetti. E si salvò perché fra tanti che spiavano dalle finestre, soltanto 2 donne ebbero il coraggio di aiutarlo, di toglierlo dal mucchio di cadaveri e di salvargli la vita. Erano Lucia Corposanto e Addolorata Sardella. Adesso sarebbe facile fare una riflessione sul perché delle donne e non degli uomini e sulla sacralità del valore della vita che forse percepiscono in maniera naturale, in maniera più carnale le donne, e non ci pensarono un attimo, non conoscevano, non sapevano chi fosse quel sopravvissuto che si lamentava, che chiedeva aiuto fra i cadaveri dei compagni. Queste donne, senza pensarci un attimo, misero a rischio la loro vita per salvare uno sconosciuto. E questo tutti lo devono sapere, tutti lo devono ricordare. Perché le sorti di una guerra si costruiscono, le sorti, le vicende storiche si costruiscono sulle persone che fanno la storia, e spesso sono le persone più umili, quelle meno conosciute, quelle che non troveremo mai in nessun testo di storia. E io ho letto le testimonianze di Francesco Paolo Falconetti. In ricorrenza ogni 12 settembre, fino a che è vissuto, è andato a casa di Addolorata Sardella e le ha portato un vassoio di dolci, fino a che è vissuto. Questa è una storia che non va dimenticata e che ci apre anche a una riflessione sulle scelte di ogni singola persona. Oggi che cosa possiamo dire, ragazzi? I nostri ragazzi del 2019 spesso sono etichettati
come indifferenti, come superficiali, sdraiati, non motivati a far qualcosa, perché in loro spesso prevale lo scoraggiamento. Non posso essere io a cambiare la mia città, non posso essere io a cambiare la storia, non posso essere io a cambiare la vita. E noi dobbiamo, nel nostro rapporto con i ragazzi, quando cerchiamo nelle scuole di educare i ragazzi, quando insegniamo ai nostri figli come vogliamo che loro vivano, possiamo dire che ogni piccola scelta costruisce la storia. Queste due donne avrebbero potuto passare oltre, far finta di non aver visto, essere indifferenti, e quell'uomo sarebbe morto, e salvare una vita e salvare l'intera umanità. E riflettiamo allora sulla indifferenza di oggi e chiediamoci quali sono le ragioni. È possibile lasciare affogare un solo migrante? È possibile che Addolorata Sardella e Lucia Corposanto lasciassero morire un solo uomo? Qual è l'importanza di una vita? Come vogliamo che la nostra società cambi? Come vogliamo che non resti indifferente? Come vogliamo che prevalga l'umanità, che prevalga la solidarietà, che quei valori di cui è intrisa la nostra Costituzione siano la prassi di tutti i giorni? Nell'educazione dei ragazzi noi abbiamo il dovere di raccontare anche queste piccole storie. E forse avremo una nuova generazione che sarà migliore di quanto forse non lo siamo stati noi. Questa è la cementeria di Barletta. Certamente non è un luogo della memoria. E allora perché parlare della cementeria di Barletta? Perché ci mette in condizione di raccontare la storia di un'altra persona, di Francesco Gammarotta. Francesco Gammarotta si trovava a Savona nel settembre del 1943, a seguito dello sbandamento dell'esercito italiano, fu catturato dai tedeschi. Riuscì a sottrarsi alla cattura, riuscì a scappare mentre lo stavano caricando sui carri bestiame per deportarlo verso i campi di concentramento, e cercò in tutti i modi di ritornare a casa. Chiunque in quelle circostanze non pensò che a tornare a casa. Purtroppo le linee erano interrotte, purtroppo gli spostamenti non erano facili, anche perché lui fu intercettato alla stazione da una ragazza che faceva la spia per conto dei nazifascisti. E quando vedevano questi ragazzi così insicuri, disorientati, si avvicinavano e chiedevano: ma tu chi sei? Cosa ci fai qua? Che cosa stai cercando? E dopodiché facevano dell'azione e consentivano la loro cattura. In ogni caso Francesco riuscì a scappare, si salvò e doveva decidere cosa fare. La scelta era semplice: o aderire alla Repubblica di Salò, che in quei giorni stava nascendo, oppure darsi alla macchia, salire in montagna e unirsi alle prime formazioni partigiane. Francesco fece la seconda scelta, andò in montagna, si unì ad altri compagni, soprattutto meridionali come lui, soldati sbandati come lui, e iniziò la sua resistenza. Anche qui, anche la vicenda di Francesco è legata al coraggio di una donna. Durante un rastrellamento, Francesco si nascose con due suoi compagni partigiani in un cimitero. E questa ragazza, ventenne, Anna Maria Mascherini, gli portava ogni giorno
qualcosa da mangiare. Adesso forse oggi è ancora ampia la distanza che per qualcuno esiste fra il nord e il sud, il nord operoso, produttivo, e il sud che per qualcuno è fatto da fannulloni. Esiste purtroppo ancora. A quell'epoca la solidarietà, che poi è uno dei pilastri ideali della nostra Costituzione, la solidarietà valeva. Anna Mascherini non conosceva questi ragazzi, non sapeva forse neanche di dove fossero, eppure il suo istinto, la sua generosità, il suo senso umano, tutto umano, di solidarietà, le dettò, le suggerì, la costrinse ad aiutarli. Anche Anna Maria Mascherini, purtroppo a distanza di qualche giorno, fu catturata e brutalmente ammazzata. Era incinta, era disarmata. La tirarono fuori dalla baracca dove era nascosta e spietatamente la uccisero. Francesco riuscì poi alla fine della guerra a ritornare a casa. Il suo ultimo episodio che ci ha raccontato parla di quando, con il suo distaccamento, fece il servizio d'ordine a Piazzale Loreto, a Milano. Poi ritornò a casa e non parlò di questa sua avventura. Ritornò al suo lavoro e non chiese a nessuno che gli si riconoscesse ciò che aveva fatto per liberare l'Italia dal nazifascismo. Ritornò al suo lavoro di operaio. Era spaccapietre. Avrebbe potuto, se fosse stato forse oggi, avrebbe potuto chiedere un riconoscimento, avrebbe potuto ambire una carriera politica per sistemarsi. E invece lui ritornò a fare l'operaio. E fino alla pensione fu operaio nella cementeria di Barletta. Ecco chi sono stati i nostri personaggi barlettani. Qual è stato il loro apporto? Allora, quando io sento dire la resistenza è stato un fenomeno del centro-nord, i meridionali si sono salvati. Noi abbiamo tante storie, ne abbiamo ricordata soltanto qualcuna, ma ci sono migliaia di partigiani barlettani della nostra provincia, di Barletta Andria-Trani, pugliesi. Immaginate che solo nel Piemonte si calcolano circa 6.000 partigiani meridionali, nel solo Piemonte, di cui 1.600 provenienti dalla Puglia. Allora, quando ci dicono che la storia della resistenza l'hanno fatta al nord, noi possiamo a buon diritto, con ragione, rivendicare ciò che hanno fatto i nostri conterranei, non per un campanilismo stupido, ma per restituire verità alla storia. Ciao. Queste storie non vanno dimenticate, queste storie vanno scritte, vanno conservate, vanno tutelate, perché non è giusto che queste donne, questi uomini vengano dimenticati. Noi abbiamo il dovere di farlo, perché le prossime generazioni avranno completamente perso, se ciò non avviene oggi, le prossime generazioni avranno completamente perso questa memoria. E questo noi dobbiamo impedirlo.